Ciao, ciao e bentrovate. Sonia. Vabbè, ciao. No, benvenuti tra noi. Oggi abbiamo l'ospite sorpresa, Sonia. Vabbè, e poi c'è un'altra ospite che, se riesce a risolvere i problemi tecnici, avremo piacere di avere con noi. Questo è un appuntamento, già ve lo diciamo, anzi io ve lo preannuncio, ma Cinzia poi lo dirà, che abbiamo deciso di dividere in due parti. Uno perché noi più di un'ora e mezza a diretta non ce la facciamo, abbiamo bisogno di essere fresche, e due perché volevamo assolutamente conservare una parte importante di questo lavoro, che è la decorazione, e fare proprio una diretta specifica sul lavoro di decorazione, perché ce l'avete sentito dire fino alla noia, un album non è solo una struttura, anzi il mio personale approccio è che l'album assolutamente non è la struttura, l'album è la decorazione, è la parte in cui ci si diverte di più, la parte in cui l'estro artistico, permettetemi questa parola, esce maggiormente fuori, e quindi non ci sembrava giusto tralasciare questa parte fondamentale o lasciarla alla fine del video con il rischio che qualcuno se lo potesse perdere, che comunque ci si arrivava stanchi. No, abbiamo pensato di dedicargli una diretta apposita, che sarà quella di sabato prossimo, sempre alle 15:30. Detto questo, io, per lasciarvi in primo piano il lavoro di Cinzia, vado dietro le quinte come al solito, ma ci sono, leggerò a Cinzia i commenti, perché Cinzia sarà impegnata sul suo piano di lavoro, quindi non ha la possibilità di leggere i commenti, glieli leggerò io a lei, torno a fare la valletta, ruolo che mi piace tantissimo, devo dire. E Sonia lavorerà con noi, ha accettato il nostro invito, quindi chiacchiereremo. Ora, dietro le quinte stavamo parlando di Dad e quello che ci ha portato in dono, quello che ci regalerà, quello che ancora ha per noi, insomma. Le mamme, credo che questo sia l'argomento principe delle mamme, la prima volta che cominciano a parlare. Beh, e allora, questa è ma soprattutto la scuola finisce, ricomincia, come sarà, come mamma, non sarà, insomma, voglio neanche pensare. Argomento spinoso che è complicatissimo da gestire, io stessa non lo so, non ho un'idea al riguardo, cioè non so cosa sia giusto fare, non so cosa sia sbagliato fare, so solo che al momento, così come vanno le cose, non vanno assolutamente bene, perché parecchi pezzi importantissimi si perdono per strada, però vedremo, forse c'è solo bisogno di tempo per adattarsi e riadattarsi, cioè io voglio leggerla così. Detto questo, io esco, ma vi leggo e vi lascio nelle sapiente mani di Cinzia, e alle chiacchiere io chiacchiererò con Sonia, perché Cinzia secondo me si metterà lì e lavorerà come un treno, quindi Sonia chiacchiereremo io e te. Oddio. No, ma io c'ho anche i ritagli già fatti, sono stata brava, quindi ho preparato i ritagli, vedremo cosa c'erano prenderò. Anche indicate, c'erano anche indicati i tagli. Sì, le no, misure, sono le misure, due misure che avevo dato, due o tre misure. Erano questi, credo. Ah, tra l'altro, ecco, quelli della mi base. Sono ricordata di una cosa. Avevano chiesto se, e credo una fosse proprio Sonia, se servivano delle pattern double face e se il basilo, il cartoncino, andava bene quello da 300 grammi. Allora, la struttura è abbastanza semplice e non ha particolare bisogno di struttura pesante, quindi va bene sia il basil, che io infatti ho scritto basil, però magari io invece ho usato un fabriano, cioè che poi non è neanche un fabriano, un tipo sì, fabriano. Sì, io ho usato un craft normalissimo. Sì, anche se più spesso non importa, perché poi alla fine... È semplicemente piegato su se stesso, quindi non ha bisogno di una struttura forte, però se l'avete anche più spesso come quello da 300 grammi, secondo me va bene lo stesso. Per quanto riguarda invece le carte, si possono usare in vari modi, io le ho usate quasi tutte single face, perché allora
le ho tutte praticamente attaccate al cartoncino, però se le avete a dablo vanno bene lo stesso, solo che io sono molto bene, abituata grande. A usare le single, quindi le uso entrambe, però... Cioè tu nei mini usi le single face? E le uso entrambe perché mi piace giocare molto anche sul discorso del cartoncino a tinta unita. Quindi dopo lo devi andare a ricoprire oppure creare delle decorazioni con stesso con la carta. Quindi se, a meno che non debba fare una pagina con la carta, quindi con la patterned, quindi tu usi la double perché magari di qua e di là è colorata. Però se devi ricoprire oppure devi creare delle decorazioni, come in questo caso che adesso vi faccio vedere, dove ho rivestito la copertina del tutto, lì non uso la double, ma uso la single. Anche perché è più leggera, quindi è più facile da rivestire, non crea troppo spessore. Quindi a meno che non debba fare proprio delle pagine strutturate proprio con la patterned, quindi devono essere... a fantasia da entrambi i lati, uso le single di solito. Sì. Ah, scusate, ok, interrompo. Mio marito mi domandava perché mi vedeva nello schermo e non gli avevo ancora detto che ero in diretta a fare questo corso. Mi ha detto, perché sei lì? E niente, ciao. Oggi è così, ragazzi, va bene così. Vai. Monica, errore mio perché è arrivata la primavera, io con la primavera perdo colpi, non ho postato su YouTube l'elenco dei materiali, ma lo faccio subitaneamente, tanto io oggi mi occupo. Allora, ho messo le foto, qui ce l'ho qui, quindi magari se vuole io le metto in bella vista che se le può guardare adesso. Vado a mettere la lista nella sezione community di YouTube. Sì, no, in genere faccio così, ma la primavera mi ha un attimo deviata, quindi chiedo scusa, ma recupero immediatamente. Quindi io vengo via dalla diretta, ma ricordate, allora, io giro la telecamera, il telefono. Cinzia. Allora, devo fare così. E vi annuncio già che se recuperiamo Sonia, se recuperiamo Vera, che è l'altro ospite, entrerà così d'amblè, perché io riesco a vedere se risolve i suoi problemi tecnici. Ok, io vengo via, buon divertimento e buon lavoro. No, ci lasci così, abbandonate. No, ecco, no, grazie. No, ma no, lei cioè, grazie, più piccola, grazie. Aspetta un attimo, arrivo, Ok, si vede, no? Ok. Però non ho capito, si vede in orizzontale? No, si vede in verticale? No, io lo vedo giusta, lo vedo orizzontale, okay. Ti vedo bene. Perfetto. Aspetta che sto guardando anche su Facebook dal telefonino, ti vedo giusta. Quindi è a posto, su Facebook sembra corretto. Ok, a posto, allora iniziamo. Vi faccio solo vedere il progetto, perché io ancora non l'ha visto, anche perché magari non ho fatto il video del... Allora, il progetto è questo, è semplicissimo. Come dicevo prima, io quando creo, devo rivestire una pagina come questa, naturalmente uso le single. Ok. Vedi? Sì. Mentre quando devo fare delle pagine, in questo caso non c'è una pagina, però mettiamo caso che questa volevo creare una pagina, magari mi mettevo la pagina, la patterned qui, invece poi ho usato il cartoncino, perché adesso vi spiego un'altra cosa. Allora, quindi questo è il, ho creato una fascetta con i due buchini, quella che è compresa nella collezione, io ho attaccato il twine di qua e di qua e ho creato la chiusura. Okay. Poi si apre, ho creato due pagine con tipo cornice, con l'acetato. Naturalmente io qui l'ho lasciato semplice perché ho voluto fare così, però perché mi piaceva che si vedesse la frasina sotto. Okay. Però si può anche, qualcuno può decidere di non fare la cornice e mettere un'altra foto, può decidere di fare una shaker. Insomma, sì, poi ognuno naturalmente lo personalizza. Poi si apre così,
e ho creato queste due alette sopra la foto, perché inizialmente non le avevo messe, però mi sembrava troppo poco, mi sembrava, e quindi ho deciso di mettere queste due paginette, dove qui ho messo una tasca con delle piccole tag, e qui ho messo, se ci fate caso, delle, praticamente sono ritagli, sono delle strisce, dei ritagli, giusto perché comunque bisogna sempre utilizzare tutto, e quindi le utilizzate così. Qui ho messo di nuovo la pattern single sotto la foto e la foto sopra. Sì, l'hai mattata con la pattern. Sì, con la pattern, perché avendo lo sfondo bianco ho fatto il contrasto in questo modo. Okay, se invece qualcuno decide di fare la base con la pattern, può mattarla col base, viceversa. Esatto. Okay. Esatto, qui ho creato questa una parte, perché siccome a me piace molto, ecco perché alle volte uso le single, perché mi piace molto avere comunque ogni tanto delle pagine bianche. Sì, o, che magari usi gli acquarelli, esatto, fare dei disegni, dei colori abbinati alle carte o abbinati alle foto. Sì, così che danno anche più di... Esatto, stacca un pochino, esatto, bellissimo. Esatto. Ok, quindi adesso facciamo praticamente questa parte qua. Il cartoncino che vi ho detto di tagliare va da qui a qui. Ok. Perché poi su questi due pezzi attaccheremo la cornice. Ok. Ok? Va bene. Quindi, allora, cominciamo. Io non ho tagliato niente, così lo facciamo insieme. E tagliamo un pezzo di basil o di cartoncino di qualsiasi grammatura, non importa che sia, certo, più spessa è, più c'è poi il problema che siccome qui c'è una piega di 3 mm, potrebbe capitare che naturalmente è troppo piccola, quindi magari bisognerebbe prendere una misura un po' più grande e fare una un po' più di spessore nelle pieghe. Okay. Perché naturalmente se hai 300 grammi, che è molto più spesso di questo, e 3 mm non li vedi. Ok, ho una domanda, te la faccio subito. Dimmi. Allora, nelle misure avevi indicato il basil, quello per fare le alette, quindi laterali, che sono insomma. Queste. Sì, che era, scusami, sì, quelle, quelle lì sono quelle interne, giusto? Sì, le alette interne, che poi ho chiamato alette, ma sono due pagine, diciamo. Sì, ho capito. Allora posso, ho già capito, niente domanda. Ok. No, ti spiego, perché siccome l'acetato, visto che era alto 13, sì. E poi invece, invece no, niente, a posto, poi c'erano i due basil, invece sono quelli che hai messo internamente. Sì, quelli... perché naturalmente riesce comunque certo, a coprire a posto, 12. Ho già capito, niente, a posto. Perfetto. Allora, allora abbiamo quindi 22,5 per 14. Scusatemi un attimo se entro, io non riesco a porre le domande. Sonia, dovrai fare tu da valletta, io te le mando sovraimpressione e tu me le leggi. Allora, oppure alla... io entro ogni tanto così e le vallette. Allora, no, leggo. Chiederò Stella, che grammatura hai usato? Ecco, questo stavo dicendo, io ho usato un cartoncino tipo quello di Fabriano da 2,20. Che non è proprio il Fabriano, sono quelli, diciamo, facsimili che si trovano anche alla Coop. E, sì, sono da 200-220 grammi. Ed è ruvido, io l'ho usato ruvido perché mi piaceva... Non ho usato il basil perché ne ho una marea di queste, quindi li devo consumare. Quindi ho deciso di usare questo. Quindi 2,20. Però ti ripeto, se lo fai più, cioè se usi il 300, magari invece di fare 3 mm di piega qui, qui magari lo fai diventare o 1 o 0,8 e qua fai 0,5. Sarebbe meglio 1 e 0,5, in modo tale che si chiude bene. Allora, andiamo avanti, quindi 22,5 per 14. Per 14. Ok. Che è questo? E abbiamo un pezzo così. Okay. Ora dobbiamo fare le pieghe. Le pieghe, ok. Ok, a 1,2. Tu parli in centimetri, vero? Sì, sto parlando di centimetri. Ok. Quindi 1,2 centimetri. Ma è pochissimo 1,2. Eh sì, perché queste praticamente qui attaccheremo la È giusto, sono le alette quelle in cui tu vai a mettere dopo le...
l'acetato e le due cornici, ok. Sì, poi 1,5. Ok. E questa è la... ecco perché dicevo, se tu hai uno spessore di carta più grosso, dopo non fai fatica proprio a piegarla, perché lo spessore è piccino. Ok. Poi abbiamo 11. Piega 11. Piega 11 e mezzo. Okay. Piega 21. Ah, è lo speculare dell'altro, no? È uguale. Esatto. No? Sì, okay, quindi sì. Sarebbe ancora 1 e 2. Sì, se lo vuoi girare al contrario, sì. Diventa di nuovo 1,2 e 1,5. Okay. Possiamo fare anche così. Sì, sì. Oddio, ognuno ha i suoi metodi qua. Sì, in realtà devo dirti la verità, anche io faccio così. Cioè, se ho sì, perché sennò devo continuare a fare la somma fino a che arrivo brava, dall'altra parte. Se invece so che sono uguali di qua e di là, faccio direttamente... Ecco, sì. Sì, va bene. Ok. Allora. Okay. Quindi ora pieghiamo, stando attenti alle pieghe queste qui piccoline. Sì, io uso la pieghetta perché così... piano piano. Quella è proprio minuscola, quella lì da 1,5. Sì, da quello, sì, quella piccolina, quella è praticamente 3,3. Però se sì. Hai lo spessore, non, tipo anche il basil va benissimo, sì. Perché si riesce. Si sì, bene. Sì, ok. Ok, vedi c'è lo spessorino piccolino. Facciamo anche di qua. Quindi Cinzia, quando utilizzi un cartoncino con grammatura maggiore, no, non ti preoccupare, so, sì. lavora, entro io così a fare le incursioni. Dicevo, quando hai un cartoncino con grammatura maggiore, devi sì. aumentare la cordonatura praticamente, sì, esatto. Le pieghe. Sì, sì, per forza, perché sennò... cioè, avendo uno spessore grosso, non lo vedi proprio 3 mm qua. Non, giusto, devono essere sì. minimo 0,5, l'ho detto okay, prima. Certo. Cioè, secondo sì. me chi usa un cartoncino più spesso può fare. Allunga, qui diventa 1, quindi da 0,5 diventa 1, quindi aggiungi 0,5 più 0,2, 0,2, quindi aggiungi 0,9 in totale, e quando fai le pieghe fai qui la piega di 0,5, qui la piega di 1 e qui la piega di 0,5. Sì, sì, devi aggiungere qualche millimetro che è l'agio che ti porta via un pochino sì. la grammatura più grossa, perché ti spesta, se no non sì, vedi. Anche per, sì, se no non si vede niente, si fa anche fatica a piegarlo poi. Certo, sì, sì. Perfetto, okay. Tutto chiaro. Ok, quindi dovreste buona avere... continuazione. Prego, grazie. Dovreste avere questo. Ok, ci siamo. Aspetta, ecco così. Qua. Ok. Sì, sì. Quindi 0,3, okay, 0,3, 0,5, 0,6, quello che è. Ok. Ok. Sì. Ora, okay. Su queste alette dovremmo attaccare le cornici. Olè. Quindi okay. dobbiamo prendere delle patterned e scegliere la cornice. Ok. Quindi dobbiamo prendere 4 pezzi di carta sì. di 9,3x14 senza fare pieghe. Ok, va bene. Quindi una facciamo, una come questa qui. Ed è, mettiamo un attimo qua, 9,3 hai detto, vero? Sì, sì. 9,3 olè, per 14. Okay. Ah, un'altra cosa, stavamo prima parlando con Antonella e poi dopo mi sono dimenticata di dirlo. Questo qui che ho fatto, l'originale, sì. è una versione maschile, quindi ha colori un po' più maschili, no? C'è il blu, il jeans, il rosso, anche perché io ho fatto tutto in coordinato con le due foto che i miei figli ci hanno... tutto in coordinato, praticamente uno c'ha la maglietta blu con Nintendo blu e gli occhiali blu, l'altro c'ha la maglietta rossa con Nintendo rosso e gli occhiali rossi. Se sono fissata pure su queste cose io quando li vesto, almeno prima quando li vestivo, mo fanno per cavoli suoi. Sì, sempre. Vabbè, però oramai l'imprinting gliel'hai dato, quindi sì, dovrebbero fare da soli. E quindi ho fatto tutto il mini su questi due colori. Ora che ne devo fare un altro, volevo sempre farlo con le stesse carte, ma cercando di farlo a versione femminile. Quindi ho usato una carta, possiamo usare una carta fucsia, che quindi verrà messa qui.
Poi scegliamo un'altra carta, anche questa potrebbe andare. Allora, aspettate che prendo le carte. Allora, scegliamo un po', anche questa potrebbe andare come... che adesso c'è più scelta, perché prima dovendo togliere il rosa, si sa che quando togli il rosa diventa tutto più difficile, almeno per me. E qua anch'io maschio c'è e maschio mi tocca. Quindi mi capisci. No, però sono stata brava perché ho scelto queste. Quindi giallo, rosa e comunque queste qua che comunque ci stavano. Quindi, non so se si vedono. Io non le vedo, però le guarderò. Ah, ok, vabbè, magari le vedono, ok. Sì, sì. Allora, quindi abbiamo detto 9,3 per 14. Per 14, aspetta che lo faccio di qua, non mi piace di più così. 14 per 9,3. Sì, vabbè. Ho sbagliato a tagliare. Vabbè, non importa. No, va bene. Ok. Intanto facciamo, incominciamone a fare una. Così capiamo il meccanismo, esatto, e poi l'altra sarà, esatto, uguale. Quindi, esatto, quindi di là poi viene uguale. Quindi questa viene una davanti e una dietro. Sì? Ok, sulla letta, perfetto. Bisogna tagliare dal bordo 1,5. Quindi con la matita, aspettate. Sì, io lo segno sempre dall'altro lato, in modo tale che dopo, quando lo vai a tagliare, se rimane fuori la matita, non si vede. Non si... Esatto. E quindi ci segniamo il centimetro e mezzo. Sì. Da tutte qua, a formare proprio la cornice. Gli angolini sia dall'alto che... Okay. Deve essere proprio una cornice, praticamente. Ok, va bene. Okay. Aspetta che io, se no non vedo. Questo c'entra niente. Ok. Non leggo domande. Antonella, tu leggi domande che dobbiamo leggere in sovrappressione o no? Sonia, tranquilla, non ci sono domande. tutto bene. Allora. Faccio io le domande. Sì, Sonia è brava, vedi. Faccio io le domande così abbiamo risolto il problema. Okay. No, tranquilla, entro ogni tanto io, così mi sveglio pure un attimo, che a me la primavera mi fa un effetto catastrofico. Sì, magari quando entro faccio questa robina qui, così non mi perdete il lavoro che fa Cinzia sulle carte, che è il motivo per cui rimango fuori, se no vi ritrovate il mio faccione, ne potreste fare volentieri a meno. No, ma mi rendo conto che quando fai un progetto è molto più interessante vedere quello che si deve fare. Ok. Oh mamma, ma io ce l'avevo le cornici a fustella, non posso tirare poi la biciotta e usare quelle, che mi fai usare il scooter? Non scherzo. Quanto dobbiamo segnare per la costruzione della cornice? 1,5, deve essere 1,5, però ragazze, qui vi devo tirare le orecchie. Se aveste avuto il fantastico magico 5G attrezzo della We Are Memory, quello per fare le cornici, in un attimo avreste risolto queste cornici. E non mi paga la guiare, però in quell'attrezzo io ci credo. Ma quello per fare le frame, dici? Sì, quello per fare le frame. Quello ce l'ho, però io le voglio. Vabbè, allora te ti piace massacrarti di lavoro. Sì. Questa è la spiegazione. No, perché con quello devi calcolare le misure, fare le prove. Spiego perché io non amo il cutter, adesso ve lo spiego. A un Natale di qualche anno fa, così ridete, tipo a una settimana da Natale, quindi mio figlio era molto piccolo, decido di fare i lavoretti per il mercatino della scuola, mancava, vi dico, solo una settimana a Natale avevo nonni a pranzo, fatevi un'idea. Taglio, invece di togliere la mano, mi sono tagliata un dito. Sono finita al pronto soccorso, ovviamente, punti, alla mano destra, col cutter. E quindi dopo la volta lì il cutter, diciamo che lo uso raramente.
Per questo tipo di lavoro come lo fai, scusami, allora, Sonia? Ho preso le furtelle che fanno la cornice, sono quadrate, solo che devo tirare fuori la big shot e non ne ho voglia. Però e quindi... scusami, ti posso dire una cosa? Guarda, adesso lo possiamo fare insieme, guarda, ti faccio vedere. No, certo. Se tu fai, per esempio, no, ti segni 1,5 cm con la matita, adesso io per fare prima faccio così, guarda. Lo metto uno sull'altro. No, lo sto usando, sono brava, No, 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 Sonia, per favore. In diretta, se non c'è questo buon rapporto tra te e Kat, evitiamo, No, ragazzi, voi non potete capire, avevo mio figlio di 3 anni e io col dito che sanguinava mio marito al lavoro, quindi non scherziamo. Era stato un pomeriggio impegnato, prima di Natale poi ovviamente, quindi sempre quei regali che si fanno... sotto le feste, vabbè, comunque. Allora, guarda, tu ti segni 1,5, poi vai con la taglierina. Ah, bravissima, è infatti. Allora vai da 1 a 1,5 e magari non cerchi di arrivare più vicino possibile all'angolo, poi dopo l'angolo te lo puoi fare con le forbici. Ah, certo, sì, giusto. Vedi, fai così. Tanto volta che sei arrivata lì, tanto il bianco non si vede e quindi è dietro il disegno. Quindi la matita tanto poi si nasconde, quindi il problema non si pone. Sì, anche se non arrivi pari pari, però puoi fare così e risolvi il problema nel cutter. Grande. Infatti l'ho messo via, sto passando la taglierina, perché mi è venuta l'ansia. No, guarda, fai così, guarda. Te lo dico, No, cioè, voi non potete c'è sempre una soluzione. No, no, io ti capisco, mi è capitato un paio di volte, ti capisco. Ma sono quelle cose stupide, capito? Stavo facendo gli angioletti per l'albero di Natale per il mercatino della scuola. Lui aveva 3 anni, io ero seduta per terra col dito e mi hanno dato i punti e mio marito era al lavoro, quindi ragazzi, cioè, mai più. Immagino, mamma mia. Vabbè, insomma. Però quindi usate il cutter, se ce l'avete, cioè non è motivo di non usare. Allora, guarda, tu fai con la taglierina, poi naturalmente ti ritrovi gli angoli che non hai fatto, perché sennò li fai, avendo il segno della matita, ti fai solo gli angoli. Sì, no, infatti, ho fatto il segno della matita e è venuta perfetta, benissimo, e ci sono. No, se faccio il rettangolo l'ho già fatto, guarda. Fatto. Visto. Grazie. E il dito è salvo anche oggi, dai. Sì. oppure potresti trovare il cutter, quello che si infila al dito, quello della Tonic, se non sbaglio. No, quello è veramente complicatissimo tagliarsi, perché c'hai proprio il dito, con l'altro c'hai la riga, in teoria dovrebbe essere impossibile. Cinzia, chiedo, su tutti e 4 i pezzettini dobbiamo fare i ricordi? Sì, perché sono 4 cornici, perché sono 2 una sull'altra, perché al centro gli metteremo l'acetato, che tra parenti quindi praticamente verrà così, avendo 2 cornici, ne mettiamo una qua. Ok, sì, ok. In mezzo va l'acetato. Allora, e poi lo chiudo dietro. Sì, io ho spessorato. Ah. Quindi prima l'ho messo su uno. Sì. Poi ho spessorato qui, ho messo prima l'acetato, poi ho spessorato e poi ho messo quell'altra sopra. Ah. Quindi Hai spessorato, Cinzia? Piaceva spessorato. No, ha ragione però, perché in questo modo se metti il biadesivo non pieno fino al bordo della cornice, puoi aggiungere delle decorazioni appena dentro. Esatto, cioè, brava. Se tu lasci un po' se tu lo lasci, è tipo come quando si fa la shaker card, no? Se tu adesso lei lo lascia, non mette il biadesivo spessorato pieno fino al bordo, lo mette solo alle basi, cioè proprio al contorno, no? Così appena appena rimane aperto e tu ci puoi infilare degli abbellimenti e fare magari un po' di 3D, è giusto? Esatto, sì, perché a me piace sempre spessorare, cioè io spessoro tutto, quindi mi piaceva proprio l'idea dello spessore della cornice per creare ancora più dimensionalità nel momento in cui non vi vedevo più, ok, a posto. Quando metto le, cioè si vede un po' che non è piatto, perché c'è comunque lo spessore. Sì, anche io ho fatto immaginare, sì, perché riesce a infilarci dentro. Adesso lei ha messo il vaso, no, per esempio, lì dietro ce ne poteva stare un altro leggermente infilato e dava un po' l'idea del 3D, senza spessorarlo ulteriormente sull'acetato. Però che magari è venuta lo stesso, sai perché? Essendo spessorato,
ti dà anche l'impressione che quello di sotto che sia più, profondità, esatto, hai ragione, capito? Ti dà la profondità nel momento in cui tu lo spessori. Se fosse stato piatto non avremmo avuto un effetto più schiacciato. Sì, sì, sì. Bello. Okay. Allora, quindi Cinzia, si mettono due fogli di acetato? Sì, credo. No, uno di qua, uno di là. Ma le cornici sono due? Sì, sì. Allora, due praticamente veniva attaccata una al centro, in mezzo. Non so se al volo puoi dire tutte le misure, e credo si riferisca al cartoncino bianco, le pieghe e la cornice. Allora, il basil o il cartoncino bianco è centimetri 22 e mezzo, se fate se 22,6 è meglio, perché io dopo l'ho calcolato, perché così viene 3 e 3. Allora, 22, facciamo 22,6, per chi l'ha fatto 2 e mezzo bene lo stesso, per chi lo deve fare ancora, 22,6 per 14. Poi le pieghe, 1 e mezzo, 1 e 5, 11. 11 e 6, 21 e 1 e 21 e 4. No, rimangono due invece di sì, sì. Ok. 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 Comunque c'è scritto qua. Rossella, se volessi fare, scusami un attimo, sì, Cinzia, se volessi fare con quelle due cornici la shaker, chiaramente ti servirebbe per ogni cornice due acetati, all'interno dei quali mettere gli elementi shakerati. Certo. Un'altra domanda per devi continuare con le misure, mancava l'altro pezzo, vero? Sì, sì, sì. Mentre le cornici sono 9,3 per 14 con il bordo di 1,5. E le foto interne che misure hanno? Le foto? Quelle che vuoi. In realtà sì, cioè io le ho usate, aspetta, le foto. Lei ha fatto perché la alla foto... fine non sono legate alla cornice, quindi puoi mettere la dimensione che vuoi, perché secondo non sono contenute all'interno. Lei le ha fatte a foto piena, perché siccome i due bambini si guardano ed è bella a pieno, sì, non so come dire. Dipende dove metti, perché tu hai messo anche tanti abbigliamenti ai lati, quindi la foto l'hai lasciata un po' parlare da sola. Sì. Magari se metti le foto più piccoline, alleggerisci un po' gli abbellimenti di fianco. Non so come dire. Sì, va un po', si può giocare comunque, potrebbe pensare di mettere, ad esempio, invece degli abbellimenti, metti una foto piccola qua. Laterale al posto degli abbellimenti, oppure metti le foto qua, qui metti gli abbellimenti, ne metti due piccole e qua metti gli abbellimenti, cioè ti puoi sbizzarrire poi, cioè, è un progetto molto versatile per la personalizzazione. Sì, sì, ma poi essendo, adesso stiamo andando piano, però nel momento in cui prendi la mano lo fai molto velocemente, lo puoi utilizzare anche alle volte, sai, quando hai dei regali da fare, quelle cose che devi fare in velocità. Express. Sì, esatto. I regali express. Sì, ma ci vuole un attimo a farlo alla fine. Cioè, forse è più la decorazione che devi pensare, però... Non è tanto. La struttura è velocissima, sì, però è molto, molto sfiziosa, Cinzia, perché ti permette di lavorare in tante maniere differenti e veramente permette una personalizzazione estrema, per cui magari te la perdi pure la struttura così uguale, cioè in tanti lavori secondo uguali, me non verrà sembra sempre diverse. Lo stesso, esatto, un lavoro diverso, bello, sì. Allora, chi ci chiedeva se la diretta rimane, sì, tutte le dirette del gruppo Creative Studio rimangono sempre visionabili sia nel gruppo che sul canale YouTube, sono sempre a disposizione per chi arriva tardi, per chi ha bisogno di rivederle, quindi le trovate sempre disponibili. Sono viva, sto semplicemente tagliando. La mano. Abbiamo le prove, è viva e sta lavorando. Ecco qua, questa niente, io alla fine sono rimasta qui insieme a voi, non me ne sono andata più. Allora, adesso bisogna mettere l'acetato, che però io non ho preso, quindi se aspettate un attimo, vado a prendere.
Sì, ah, no, aspetta, vai, tranquilla. No, ce l'ho qua. No, perché io ho il raccoglitore con tutte le carte. Utilizziamo le... No, questo non si può utilizzare, però potremmo utilizzare il Bellum, che questo tanto viene comunque bene lo stesso. Ecco, le cornici ce le ho. Allora, l'acetato ce l'ho. Quindi dicevi di mettere, prima di incollarlo sulla letta, giusto? Poi dopo di metterci l'acetato e poi lo spessorato, giusto? Allora, aspetta, fammi vedere come ho fatto io, perché non mi ricordo. Mi sembra che hai messo cornice, supporto, sì. Acetato, di adesivo, poi... cornice. Esatto, sì. Quindi cornice, sì. Supporto, acetato, di adesivo e cornice. Okay. Sì, esatto. Okay. Sì, sì, è giusto. Quasi sono questi. Fare, dati, poi anche l'acetato decorato ha il suo perché. Esatto. Sì. Guarda. Ok, allora, l'acetato deve essere 8 cm per 3. Per 13. 13, okay. Scusami. 13, hai vero? Ragione. No, sì, 13. Meno male c'è la segretaria. No. Sogno sul pezzo, No, 13, ragazzi. No, 13 perché è un pochino più bassa e non esce, sì. E così tanto non serve tutto, quindi è giusto, no? Sì, sì. Male, non ho detto stupidate, dai. No, anzi, l'avevo detta io la stupidaggine. No, io c'ho anche gli uomini che mi ruotano tipo uno scherzo. Quindi questa... finirà la quarantena. Ma quella è la tua craft room, Sonia, giusto? No, qua no, allora aspetta, no, questa è casa mia. Proprio la stanza di tutti. La stanza di... Guarda che faccio il video così la vedete. Questa è la cucina. Aspetta. Aiuto. Ok. Questa è la cucina. Vabbè, io c'ho una casa un po' strana. Siamo una casa gioco. Questa è la cucina. Se riuscite a vedere. Ok. Hai una casa molto bella. Non mi permetto di dire. Molto colorata. Ok. Qua ci sono... Vabbè, gli alleoli vedete là appesi. Ok. Qua c'è il corridoio. Ok, e qua c'è la zona, la mucchina, se vedete lì, che non può mai mancare. Vabbè, mascherine non mancano mai, scusate, faccio vedere anche le mascherine per uscire, ci sono. E poi, e qua invece c'è la parete della mia angolino dove ci sono le tendine dietro. Quindi non sei nella craft room, sei in una stanza di passaggio, quindi mi pare anche cosa buona e giusta che le persone che coabitano con te passino di là. Non è una cosa insolita, No, in soggiorno, cioè noi abbiamo una zona tutta insieme dove siamo tutti, quindi... E sai cosa zona... mi ha tratto in inganno? La parete che vedo dietro alla tua schiena, perché okay, sembra che la faccio la vedere. Parete delle craft room. Forse si vede, ok, così. Sì, ho pensato che stessi nella craft room. Invece no, tu hai sempre tutto a portata di mano, pure quando stai in soggiorno. Sì, certo, non scherziamo, cioè... Ma adesso voglia di fare qualcosa subito... No, ragazze, non scherziamo, cioè, noi siamo tutto in questo momento, lavoriamo, facciamo le mamme, facciamo la didattica digitale, facciamo il regista, anche perché ho dovuto fare una ripresa video per mio figlio, che deve fare il video con la canzone per la scuola... Siamo il video per il judo e il video per gli scout. Non scherziamo, ragazzi, cioè il minimo sindacale che non mi devo spostare quando devo fare un po' di scrap. No, ragazzi, non chiedo molto, dai. Mi pare un giusto compito, ragazzi. Guarda, hai messo l'accento proprio su quello che siamo noi donne. No, non scherziamo, non scherziamo. Senza nulla togliere, allora, per chiunque ascolti, senza nulla togliere i papà, per carità. Però, ragazzi, però chiamano sempre mamma sti figli. Allora no, vi faccio ridere perché questa è una perla di mio marito, così ridete, giusto per capire se mi serve, non lo sa, quindi non ne fa mistera. No, una perla di mio marito. Allora, 2 settimane fa io sto lavorando da casa, fortunatamente io lavoro in assicurazione, fino a fine maggio per adesso lavoriamo da casa. Io facevo già metà settimana da casa e metà a Milano, io faccio a pendolare, quindi adesso faccio tutto da casa.
Quindi sono chiusa in camera di cameriere con il mio computer a lavorare, ma sono in una riunione, mio marito entra al call center con la banca Intesa per l'anticipo della cassa integrazione e mi passa il telefono e mi dice: non ho capito cosa mi dice, parlagli te. Io ero con le e mio figlio che mi scriveva su WhatsApp dal soggiorno: che compiti ho per oggi? Mi ha detto tutta a te. No, no, e mi dice, la frase è stata: ti arrivano in anticipo, ecco. E qua chiudiamo. Sì, ragazze, è così. Quindi, guarda, devo dire che tu sei parecchio multitasking a questo punto. Quindi quando cioè... mi vengono a dire: ma ci sono anche i papà? No, i papà ci sono, senza nulla togliere, perché ci sono, per carità, mio marito è bravissimo, ma ragazze, cioè... ci sono part time, tempo limitato. Mio marito a mansioni limitate, più che a tempo limitato, a mansioni limitate. Mio marito è comparso, ha detto: comunque grazie, con una punta di fastidio. Vabbè, oh ragazze, una punta. No, ma lo sai. Però, guarda, poi dobbiamo dire, diamo merito a quei mariti che ascoltano i desideri delle donne, delle mogli, sì, e regalano gli oggetti del desiderio. Sì. Tu non vale però, cioè... lo difendo. Ah, vabbè, no, voglio dire, marito, no, di... come si chiama tuo marito? Alessandro. Alessandro, no, allora, una questa lancia, donna, io... e l'impegno di questa donna va premiato costantemente, quindi no, mettiamoci un ascolto. No, ha ragione Antonella, perché io da 2 anni che desideravo un anello che Antonella ha alle mani da anni. Io lo desideravo e finalmente mio marito per Natale mi ha regalato questo anello bellissimo che io desideravo, e quindi direi che si è fatto perdonare anche con la telefonata alla banca Intesa dopo. Vabbè, diciamo che un piccolo appunto, la diciamo prossima volta un po' più celere nell'esaudire il desiderio. Dopo la quarantena ci vorrebbe un altro anello, perché proprio per essere precisa. Ecco. Messaggio mica tanto no, ma va bene anche un, no, va bene proprio... anche un ordine da te, non è che mi accontento anche dell'ordine da creare studi. Sonia, dipende da qual è la cosa che desideri di più, perché no, io sono dell'idea che vada, cioè, abbiamo una lista lunga, mica. Non quindi c'è, partiamo c'è della cosa che è più impellente e poi scegliamo, perché mica è un solo regalo per tutto quello che facciamo. Dove sei? Torna. Ciao! Sti ragazzi. Ma è meglio che mi fate ridere. Che sono quelli, se posso dire una cosa, sono quelli che stanno affrontando nel miglior modo possibile il periodo di quarantena. Perché se consideriamo che è un tempo per loro preziosissimo che non torna più, in cui avrebbero dovuto fare tante bellissime esperienze di vita, io ho mia figlia che mia adolescente si sta avviando, non l'ho sentita mai lamentarsi. E neanche Gabriele. Ha accettato di buon grado quello che c'era da fare, ha trovato un sistema avevano avuto uno spirito di adattamento per coltivare, hai proprio ragione. Mentre noi adulti ci siamo solo lamentati. Sì, è vero. Ce la davano cruda e la volevamo cotta. Ce l'hanno dato cotta e la volevamo cruda. Quindi magari se prendiamo un attimo spunto da queste adolescenti che popolano le nostre case, io sono rimasta piacevolmente sorpresa, sorpresa da questa nuova generazione. Sì, mio figlio ha 11 anni. Abbiamo di che sperare. Mi ha detto l'altro giorno, un momento da segnarti il calendario, hai bisogno che spendo? Un macchavetto, ho detto oddio, ritorna in dai, sai cosa fargli fare durante l'estate? Sì, infatti, continuo a lavare roba. Anche quella pulita. Scherzi. Ma avete ragione proprio, se pensi, guarda, loro dovevano fare la gita di quinta. La gita di quinta era una gita a Varigoschi, per chi non lo sa, in Liguria, bellissimo, con il geologo sulla spiaggia a vedere le conchiglie, avrebbero dovuto fare la lezione in barca a vela e noi ci lamentiamo perché non possiamo andare al bar. Direi che dovremmo solo stare zitti, però vabbè.
Questa è una mia opinione. Io sottoscrivo in pieno quello che dici tu. Io sono oramai mesi che non entro in Facebook per vivere serenamente questo tempo, perché non si trova altro che lamentela. Sì, hai ragione. Aggressività. È vero. Non va bene niente. No, non va bene niente. C'è sempre da discutere per qualsiasi cosa. Non c'è nessuno che... Bisognerebbe togliersi, perché sennò dopo alla fine ti nervosisci. Il concetto è che tutto quello che si sta facendo, non so come dire, a prescindere da uno da che parte sta, solamente domandarsi, ma se io fossi al posto del nostro presidente del Consiglio, cosa saprei fare? Allora, io non dico niente, nel senso che purtroppo credo che chiunque di noi non sia in quella posizione, non possa neanche lontanamente permettersi di giudicare, perché l'alternativa al nostro attuale Presidente del Consiglio sarebbe stato, senza nulla togliere a chi ci segue politicamente, un Renzi o un Marco con Salvini. Quindi, ragazzi, se al posto di chiunque noi ci fosse stato Renzi o Salvini, a prescindere da quello che uno crede, io credo che dovevamo metterci le mani nei capelli. Poi lui in questo momento, lui, il governo attuale, può darsi che sbaglia, ragazzi, perché non è... però, ragazzi, che responsabilità hanno? Cioè, non lo so, io mi metto nei panni... Io penso che possa sbagliare chi fa. Chi non fa non sbaglia mai. È una condizione eccezionale. Che non riescono a... Allora, io credo che non riescono a accontentare... Non accontenteranno mai tutti. Ma com'è possibile? Cioè, non si riuscirà ad accontentare tutti. C'è mio marito che parla di sottofondo, perché mio marito dice tutti i soldi che stanno tirando fuori adesso dove erano prima. Non è... Lui si io penso che non dovremmo chiederlo a chi siede su quella poltrona da un annetto. Forse dovremmo chiederlo a chi quella poltrona la occupa da decenni, per esempio. Quindi io in questo momento non me la sento. Chi si trova ora lì è troppo semplice. Cioè, mio marito è in casa integrazione, ragazzi. Non l'altro ieri, decenni di errori, ma dappertutto, mica solo in Italia. Quindi io in questo momento può darsi che stiano sbagliando, ne sono pienamente convinta che non hanno fatto tutto quello che potevano, ma da un altro punto di vista dico, più di così ancora. Sì, potrebbero fare di più, però potevano anche non fare niente. Cioè, io ragiono in quei termini, no? Cioè, uno poteva anche non fare nulla, no? Anche dirci aspettiamo l'immunità di gregge, ad esempio. Dirci questo. Voglio dire, abbiamo situazioni completamente diverse in tutto il mondo, quindi io credo che dobbiamo solo ringraziare che c'è lui, non è perfetto, si sbaglia, ma ragazze, cioè, non lo so, chi al suo posto sarebbe in grado di non sbagliare? Di tenere testa, non lo so, io credo che in questo momento, non so se sarà la persona giusta anche dopo, questo non vi so rispondere. Vi so rispondere che adesso meno male che c'è lui. Poi è chiaro, faccio l'esempio per noi, perché è giusto che ognuno guarda sia fuori che in casa, anche mio marito non ha ancora ricevuto la cassa integrazione. Ma non è che è colpa di Conte, poi dopo scopri che il motivo per cui non l'ha ricevuta è perché la regione Lombardia sono le regioni. Non ha ancora, ha bloccato le richieste. Ragazze, poi dopo uno legge i giornali e uno si fa un po' un'idea, no? Cioè, io credo che in questo momento solo i nostri figli si sono adattati in maniera davvero... I ragazzi parlano, non solo i figli, i nipoti, io parlo anche per chi non ha figli, non sto parlando solo, insomma, per noi. Le nuovissime generazioni, praticamente. Si sono adattate in una maniera... uno scellino bucato praticamente. Mio figlio fa le video sorpresa positivamente. Non so, se guardo mio figlio che a scuola comunque si è sempre impegnato, perché è comunque un bambino che comunque si è sempre impegnato, però mi rendo conto che gli è stato chiesto un passaggio in più a 11 anni, ragazzi, e finisce la quinta, cioè quante cose doveva fare quest'anno, ma tutte prime volte col campo degli scout, prime volte della gita di quinta tutti insieme, una serie di prime volte che per loro non le hanno vissute, quindi se loro non le vivono, ve lo dico, hanno un'età, secondo me, soprattutto le elementari e le medie, che se non le vivono, per loro non le hanno perse.
cose che non le hanno vissute. Scusate, Eleonora, li possiamo anche fare nome e cognomi. Io sono tra quelle donne, cioè io credo che per il solo fatto di come ci parla quest'uomo, cioè ha rispolverato anche l'italiano, quindi sì, ragazzi. È una roba, io quando c'è un incontro con Conte in TV, cioè io fermo tutto, me lo devo andare a vedere, ragazzi. Cioè, è in grado di infondere una calma interiore. Adesso però facciamo che i politici non sono capaci, anzi i politici ti fanno più delle volte girare le scatole, ma lui con questa calma, questo modo di fare serafico, questa modalità antica, perché è di un'educazione che ce la siamo dimenticata, come quell'educazione lì, senza mai alzare la voce, però dire le cose come stanno, io lo adoro. Poi, come ha detto Sonia, tutti possiamo sbagliare, ma in una condizione come quella non si può accontentare tutti, è vero, si deve fare i conti con tante cose differenti, magari un po' di comprensione in più e meno animi delusi, male non farebbe a tutti noi, credo. Giusto, hai ragione, però non è giusto perché lui secondo me il parrucchiere lì ce l'ha, perché sennò non è normale che lo facciano e lui, scusate, no, ma giusto per ridere un po' e smorzare i tempi. Ma non è che la moglie fa la parrucchiera? No, lui non ce l'ha una moglie, è separato, giusto. Ragazzi. Non ce l'ha? Non ce l'ha una moglie, c'ha una compagna. Vabbè, la compagna farà la parrucchiera. Lui ha una congiunta. No, lui sì, c'ha una compagna. Ah, vabbè, allora non prendo più nota. Aspetta, frenate. No, no, domanda. Dimmi, dimmi. Sì. Vai. Cinzia, lo spesserato va messo su entrambe le facciate della cornice o solo su una? No, solo su una. Cioè, tu solo su una, allora, l'ordine è questo. L'ordine è cornice. Acetato, normale, spessorato adesso e poi cornice. Seguite le Sonia. No, sì, sì, no, perché hai capito, quindi vuol dire che sono stata chiara la prima. Allora, la prossima volta vengo nelle dirette e faccio la segretaria. Ecco. Non parlo di politica. Cioè, okay. Si potrebbe fare anche il contrario, dovete vedere come vi piace poi l'effetto. In che senso il contrario? Cioè, mettere prima lo spessorato e poi l'acetato. Ah, ok. No, io penso che fare come hai fatto tu, prima l'acetato lì e poi lo spessorato. Sì, perché così non io si però vede... ho fatto così come ha detto lei. Sto finendo l'ultima cornice. Beh, io ho messo la... Sonia, nonostante tu chiacchieri, sei una che mentre chiacchiera lavora. Io, per esempio, no. Quando mi perdo in chiacchiere, mi fermo. No, questo però, scusami, è tipico lombardo. È purtroppo... Multitasking. Ragazze, dovete produrre, no, mai fermarsi. Io sono comodamente del sud e proprio me la prendo. Mia sorella è... Scusate, io sono metà cremonese, no, la mamma sarda di origini e il papà cremonese. Mia sorella ha conosciuto l'attuale marito mentre lavorava a Milano ed è sardo. Quindi mia sorella è andata a vivere in Sardegna, il destino, perché i casi della vita sono sempre strani. E mia sorella con molta semplicità si è adattata ai ritmi della Sardegna. Per me è una tragedia. Cioè io ogni volta che scendo non ce la posso fare. Cioè, per me non è apposta. Cioè, mi dice, si è rotta... Aspetta, che differenza c'è in tornella secondo te? Forse intende dove mettere... La differenza, sì, dove mettere lo spessorato. La differenza è che siccome esattamente come lo vedi ora sul video, la cornice è così, non vedi lo spessorato quando apri. Lo spessorato lo vedi esattamente qui. Cioè, secondo me è più bello non vederlo quando l'album è chiuso rispetto al contrario. È soltanto un discorso di estetica alla fine. Sì. Ok. Una qua. Quindi sì. Okay. Allora, se facciamo le alette, cioè le due paginine. No. Un attimo. Aspetta. No, aspetta. Perché mi si è incollato il biadesimo. Aspetta. Allora, ma che bellino con l'acetato. È quello che notavo, proprio caruccio.
Poi con il fucsia è venuto proprio. Aspetta, attacco l'ultima cornice e arrivo. No, oddio, chiedete alle ragazze che ci seguono a che punto sono. Perché nel senso che io non. Ma non sento... forse pochissime stanno lavorando in diretta con noi. Ah, stanno ascoltando le nostre chiacchiere politiche, no? Sì. Allora, non so se si vede. I nostri deliri. Sì, sì. Non so se Cinzia lo vede, perché io mi vedo in basso, non so se si riprende. Glielo faccio vedere subito. Ah, ok, è così? È così. È giusto, no? Esatto. È così, no? Giustissimo. Sì, ok, lo spessorato io ho fatto come aveva fatto lei. Come ha fatto anche lei. Sì, 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 ho fatto così. Ok, adesso lo schiaccio un po', ok. Ah no, io ho messo, ah, mi sa che il mio spessorato è un po' troppo cicciottino, ma non fa niente. Devo schiacciare un po'. Che è un po' spesso, no, però è, no, però è giunto, no, va bene, no? Metti... Va bene, metti, no? Le decorazioni magari non le metti tanto spessorate all'interno. Io alla 1 credo. Oddio, è arrivato qua. Alla cornice 1. No. Ah, non so. Ok. Vabbè, io sarei felice, sì, se chiacchierate ancora. Nel frangente chiacchieriamo, sì. Comunque questo è un progetto. No, allora un progetto è meglio se non vengo, io è meglio se non vengo sempre, però, perché se no tutte passano, nessuno poi scriva più il lavoro, no? E okay. Sta lavorando, lo fa dopo. No, in genere si fanno sempre. Io ho l'impressione, ho la sensazione che i progetti delle dirette si facciano sempre in un secondo tempo, anche per capire che cosa devi fare. Almeno okay. Io ho questa difficoltà. Se dovessi lavorare in diretta, non riuscirei, perché no, proprio no, bisogna di capire come si compone il tutto. Dipende che progetto è. Questo secondo me si presta benissimo alla diretta. Per esempio, io quello che avete fatto con la Francesca, ho guardato la prima diretta, ma nonostante avessi fatto i tagli, è un lavoro che riprenderò, perché per me era importante anche seguire quello che dicevate voi, no? Quindi secondo me dipende proprio dal tipo di progetto. Alcuni secondo me si prestano benissimo alle dirette, altri io a metà mollo perché cioè, non riesco più. Soprattutto ma forse perché tanta... devi impegnarti, sì, di più magari a personalizzarlo. Sì, sì, anche le strutture magari un pochino più complicate, secondo me non... Sì, anche la magari la scelta delle carte, poco. Sì. L'accostamento delle carte... No, sai cosa? Però è una cosa che... però è una fissa mia. Allora, spesso quando vengo... È una fissa mia perché seguo varie dirette anche altrove, tra virgolette... E mi rendo conto che... Anche senza virgolette, è lecito, si può fare. Si può fare. No, quello che noto, però è una mia difficoltà, che non so se è per tutti, che quando viene presentato il progetto e vengono richiesti tagli. Siccome però io il progetto non so com'è, spesso ho difficoltà nella scelta delle carte perché, per esempio, tu l'hai fatto vedere un pezzettino, però se io devo fare la cornice e scelgo una carta con le scritte e non so che ha la cornice... Per me quella carta lì non va bene, quindi mi ritrovo che nella diretta, come dire, ho capito quello che devo cercare le carte. Questa è un'osservazione giusta, questa anzi, okay, mi rendo conto che non vedendo, hai bisogno devo conoscere il progetto nell'interezza, certo, per scegliere. No, per però magari basterebbe, per esempio, per me è utile scrivere, quando fai ritagli usa una pattern verticale, con un disegno verticale, quello per esempio, oppure guarda che quella carta andrà ritagliata e quindi lo so già che magari non mi serve tutta piena e posso usare anche una carta che abbia, non so, una parte del disegno che non mi piace, penso anche agli avanzi che abbiamo, non so come dire, no? Può essere utile indicare il verso, per esempio, della carta, non tutto, capito, ma magari il verso, oppure lei per esempio ha usato dietro per mattare le carte, no? Delle carte che sono 5 di quelle che ci siamo scelte. Per esempio, io tante volte per mattare uso il vellum, per dire. Quindi io in quel caso li aspetto. Però è quello un po' a gradimento. Io spesso durante le dirette cambio idea durante la diretta su che carte utilizzare. Però bisogna essere un po' svegli. Secondo me, guarda, è normalissimo. È normalissimo. Ecco perché dico, lavorare in diretta... Scusate, io stavo guardando, scusate, stavo guardando le domande perché ho acceso, cioè prima ho acceso il computer, ho il computer acceso con la diretta, okay, e vedo che Elsa Volpe giustamente mi dice che i pezzi per le cornici sono 4 e non 2, hai ragione, ho detto 2 invece sono 4.
semplicemente quanto sì, per pezzi poi, no, non sono intervenuta perché ha risposto Rossella ah no, è perché a video arrivano un po' arrivano un po' in differita, non arrivano subito le sì, domande sì, no, l'ho corretto qui sul foglio, mi sono confusa sì, giusto, sono quattro le cornici, sì sì, io non mi posso un po' stare neanche tranquilla, così. Tranquilla Cinzia. Ma sai quando tu hai fatto già il progetto, dopo devi pensare a come l'hai fatto, no? Magari rifacendolo ti viene, però se lo devi solo guardare, magari alcune cose ti scappano. Cinzia, fai vedere dove sono attaccate le alette. Allora, le alette dovranno essere messe qui. Io le ho messe sotto il rivestimento che verrà messo qui. Quindi adesso, per esempio, se io taglio, guarda, facciamolo così vediamo. Adesso dobbiamo fare due pezzi da 9. Perché ho scritto 9,15? Cos'è? 9,5? Ho sbagliato a scrivere. 9,5 per 12. Quindi facciamo due strisce. Le potete fare sia con il cartoncino, sia con la pattern double. 9,5 centimetri. Sì, centimetri. Mi è venuta l'ansia. 9, no, non parlo in pollici, sto parlando sempre di centimetri. Ok, sono proprio queste qua, giusto? Aspetta. 9,5 per 12. Ok, va bene. Aspetta che le misuro, ma sono loro. Sì, sì. Ok, sì, sì, lo faccio giusto. Okay. Anzi, aspetta, per 12. Ok, una sta qua. Un'altra sta qua. Poi facciamo la piega a 1,5 sul lato qui. Quello più lungo? Quello più lungo, esatto. Sul lato lungo. Ah, ecco, poi nelle dirette mi è capitato spesso così di buttare via metà delle carte perché, ecco, perché chi sta facendo la diretta ha sbagliato le misure. Questa cosa veramente è una cosa che tutte le volte a me innervosisce tantissimo. E io lo so che però no, hai ragione. La diretta, io lo dico, da voi non è mai successo, però la diretta non può essere improvvisata. Nel senso, capisco che sia un lavoro, però se io ho lavorato mezz'ora, un'ora e poi le misure sono sbagliate, io butto via tutto. Mi ritrovo anche poi, no, poi io, no, ma no, allora, noi secondo me c'è chi riesce comunque ad aggiustare, io poi rimaneggio e in modo sistemo, però magari chi ha le prime armi non ha... Sì, dopo lo butta, sì, è vero, capito, dopo, lo butta dopo si via. Trova in difficoltà. E secondo me, certo, bravissima, le dirette dovrebbero essere anche utili, soprattutto a chi non lo fa spesso. O che comunque ha le prime armi, no? Perché la cordonatura mi sembra che fosse 1,5. 1,5, sì, 1,5. Quindi okay. La misura è 9,5 per 12. Sì? Con la cordonatura. Comunque, Sonia, se vuoi ti assumo come consulente per le dirette, perché in effetti, no, per fare una diretta davvero utile, bisognerebbe ascoltare chi le dirette le segue e chi ne usufruisce, perché è quella l'ottica che bisogna sposare. Ok, niente, adesso mi do sempre più lavoro io. però se tu vedi, sei tu che dai questi spunti. No, io no, mi no, piace allora, sempre, no, perché no, no, guarda che io penso che alla fine quando uno offre una diretta è per offrire un prodotto che sia valido. No, aspetta, scusa. Cinzia, ok, le alette... No, no, mi sono fermata. No, no, le alette, ho visto che tu hai messo il biadesivo, quindi va messo, ok, capito, grazie. Perché quindi il biadesivo va messo... Così. Ok, perfetto, grazie. No, no, perché non capivo, scusa. No, ok, perché ti ho visto girata e non ho... Siccome io sto usando... Ah, ecco, parentesi. Davanti, spiego, io sto usando un buzzy, ovviamente da una parte liscio e da una parte alla trama. Allora, nel davanti tu, scusami. Allora, ascolta, io guarda, ti faccio vedere il progetto. Infatti, se tu guardi okay. Il progetto, alla fine di Basil si vedrà poco. Ah, però okay. Se vuoi, al limite lo metti che si vede di qua, perché tanto
No, no, le alette, no, no, scusami, le alette, scusami. Ah, le alette. Chiudile, chiudi le alette. Tu le hai lasciato la parte... Ah, però tu le sono entrambe decorate, Sonia, quindi vedrai entrambi lati. No, no, bravissima, volevo capire. A meno che non ci fai finire all'interno altre foto e cambi un po'. No, la facciamo così, no, lascio come avevo previsto dall'inizio. Ok, a posto. Cioè, io se avessi avuto un bacio, io l'avrei messo la trama fuori. La trama fuori, esatto, in maniera tale che tu la riesca a intravedere anche attraverso la città. Già fatto, infatti la trama è fuori perché liscia non mi piace che si veda nella finestra. Eh sì, infatti quindi per quello stavo dicendo, se avessi avuto un Basil avrei usato la trama fuori, in modo tale che si intravede nel... Sì, giusto, anche perché di qua, qui l'ho coperta praticamente quasi tutta, qui solo da una parte... Ok, va bene, adesso metto le alette, ok? Allora, sì, le alette... l'interno è mattato con le carte. Come? In effetti l'interno è mattato con le carte, la soluzione migliore in caso si utilizzi il Basil è quello di lasciare la trama fuori all'esterno in maniera che si veda attraverso l'acetato. Sì. Sì. Sì, anche secondo me. È la soluzione migliore. Allora, le alette decidete se volete metterle prima oppure prima decorarle e poi attaccarle. No, io le ho attaccate. Allora attacchi le cinzia. Attacchi le. Spiego. Io alle volte se penso prima quello che devo fare, allora le attacco dopo. Ma per esempio quando ho fatto questo ci ho pensato dopo a quello che volevo fare, quindi le ho attaccate e poi la decorazione l'ho fatta dopo. Naturalmente ho dovuto mascherare tutto il resto perché sennò le macchie andavano a finire dappertutto. Certo. L'unica cosa che ho imparato però è che in questo caso se è possibile prima di fare quando uno ha intenzione di utilizzare i colori, che siano acquarelli, che siano oxide, che siano acrilici, le foto mettetele alla fine. No, io infatti non le ho neanche stampate, cioè ce le ho lì ma le metto dopo. No, vi spiego perché siccome mi è capitato più volte... Di però c'è il metodo Cristina, foto. Cinzia, io però le copro, c'è il metodo Cristina, le copro con la plastica. Di mettere le foto all'interno di una bustina, piazzarle lì, e lavorarci appoggiandole perché chiaramente la foto ti aiuta tanto. Sì, però, però giustamente si sporca. Nel senso di non attaccatela, nel senso di non attaccarla, incollarla, perché a me mi è capitato più volte e poi dopo finalmente mi sono, sai quando tu dici la prima volta, seconda volta, terza volta poi basta, che ho dovuto ristampare la stessa foto con le stesse misure e attaccarla sopra. Okay. Perché dopo una volta l'hai attaccata, se la stacchi si combini un pasticcio per non sciupare il lavoro, che magari mi è arrivata una macchia proprio sull'occhio, una goccina anche della china, l'inchiostro, esatto, proprio di solito ti capita sempre sull'occhio, sul naso, sai, su quelle sì, posti utili sì, esatto, che magari allora io credevo l'unica soluzione era ristampare la stessa foto con le stesse dimensioni e rimetterla proprio attaccata sopra in modo tale che quella di sotto non si vede. Okay. Però capita, siamo umani. Okay. Quindi adesso attacchiamo perché poi tanto la foto non, in questo momento non ce l'ho, ancora non l'ho deciso quale mettere. Okay. Quindi la letta la attacchiamo proprio a filo della piega. Ok, così. Okay. A metà più o meno. Ok. In modo tale che dopo vede anche lui. Ok. Non si vede. È giusto così. No, ok. Sì. Ok. A posto. Ok. Mi piace un sacco. No, stavo pensando, ecco come... Ah, che ti tocca, io sai che stavo pensando, che ti tocca nascondere la letta o con una foto a tutta pagina, se lì decidi di mettere no, la però foto. No, però lei l'ha mattata, lei ha messo proprio il quadro grande. Ma lei è bianco su bianco, non lo noti. Ah! Vabbè, mentre tu hai il Basil colorato sul craft, quindi lo vedi proprio, quindi... O matti tutta la pagina con una parte, oppure con una foto pagina, a tutta pagina. Oppure puoi anche mettere una foto della stessa misura della... Sì, ecco. Ah, ok, sì, ho capito.
che magari prova lasci una decorazione. Prova a aprire le toilette di quello originale. L'originale, ok? Ah, ok. Nella foto. Ah, no, della pattern. Allora, io ho messo sotto la pattern. Cioè, ah, e quindi non si vede, vedi? Ah, ok, ho capito. Devo proprio prendere la pattern a filo. Se no puoi fare un'altra cosa, puoi crearti la mattatura della foto, sì, a grande quanto... infatti pensavo di fare così a questo punto. Sì. Il contrario di questo, praticamente. Sì, sì. Mm. Vabbè, adesso ci penso. Ok. Vabbè, tanto, Sonia, lavoreremo sulle decorazioni alla prossima puntata, quindi c'è una settimana per te. Perché la struttura, mi sembra di aver capito che sia terminata, giusto? Sì. La fascetta si fa dopo, no? La chiusura col quine lo facciamo. Sì, la facciamo volta. Dopo. La facciamo settimana prossima. Va bene. Allora, guarda, la cosa che possiamo fare adesso, se volete, è possiamo mettere la copertura qua, però bisogna sempre guardare sia le foto che le carte, quindi dovete scegliere una... Allora, io vi dico la verità. No, niente. Era quest'altra che... perché qui io in questa cornice da questo lato qua, non avendo la carta tutta intera, avevo solo dei ritagli, quindi si potrebbe fare la stessa cosa. Se chi, per esempio, gli piace una carta, gli sono rimasti dei ritagli e non riesce ad utilizzare. Io ho tagliato quattro rettangoli di quelli degli avanzi, di quelli che avevi prima, tanto ce n'è. Cornice, giusto? Sì, ho creato la cornice con i ritagli. Invece di creare un pezzo unico ritagliando tutto il pezzo, mi sono fatta tante strisce da 1,5 e le ho attaccate in questo modo, sia di qua che di qua, perché non avevo, cioè mi piaceva questa carta a riga, ma non avevo la dimensione, però avevo una striscia. Okay. Quindi per poterla comunque utilizzare e comunque tanto non da cioè essendo a righe non si vede neanche. Okay. No, guarda, se tu non l'avessi detto, l'occhio non si fermava per niente. Stavo per dirtelo che anch'io non me ne sarei accorta. Proprio non ho, perché non sono le righe che si camuffano. No, ora che lo dici si vede che è così, però se tu non l'avessi detto, sembrava un pezzo tagliato da un'intera pattern. Quindi. Ma no, perché alle volte uno dice: ma adesso ho sto pezzo di carta, che me ne faccio? Invece si può sempre utilizzare. Io pensieri con i ritagli non ne faccio, infatti c'ho un cassetto di ritagli stracolmo, io prendo la carta nuova e amen. No, quindi non va bene. Però tu giochi in casa, non vale. Cioè, lo stavo dicendo, io non ho difficoltà, vado lì e la prendo, capito? Non ho questa necessità, invece grazie Cinzia, perché mi rendo conto che gli altri non vivono questa condizione, e invece questa ma che ti salva la vita. Per esempio anche qua, vedi, allora io avevo questo pezzo di carta che non mi copriva tutta la parte. Cosa ho fatto? Ho fatto li ho ritagliati in tre strisce di tre dimensioni diverse e le ho attaccate lasciando lo spazio in mezzo, che mi fa comunque un giochino e riesco a ricoprire la pagina. Eh sì, giusto. Sì. Altrimenti dopo ti rimane. Aspetto che tu venga di nuovo qui da me, perché il cassetto straborda, non ce la faccio più a mettere, straborda. Perché io poi, quando ai tempi che furono, che ci vedevamo con le amichette scrap, poi caccio sto cassetto così me lo svuotano sul tavolo. Certo. E quindi mo straborda. No. Allora, comunque la struttura per il momento è finita. Chi vuole si può rivestire queste due parti qua in mezzo, tanto bisogna solo metterci la carta sopra. Prendete la misura che dovrebbe essere, adesso la prendiamo, che io ho fatto, allora col mio mi sembra che venga, aspetta, 9,5 è troppo, se te lo dico. No, 9. 9 secondo me, 9,5 sì, è troppo, 9, perché poi c'è la piega. 9 per 13 e 7. Ah, ok. Ah, perché tu l'hai lasciato... l'altezza è 14, sì, io l'ho lasciato proprio un filino filino. Visto filino, che deve ricoprire la letta, sono andata proprio a filo, quindi come sono andata a filo laterale, in orizzontale, sono andata a filo anche verticale. Anche sì, okay. Quindi è 13 un per lato. Come? Hai tolto praticamente un millimetro per lato. Sì, esatto, un millimetro per lato. Ok.
Allora, aspetta, che non volevo sprecare le carte. Ok. Quindi. E così almeno rimane bloccata e almeno è fatta. Quando è la prossima volta? Sabato prossimo. Quindi, se sabato prossimo vieni con l'appunto tutti gli abbellimenti che in base alle carte secondo te possono stare bene, perché questo è lo studio che dovete fare ora, sia per chi ha lavorato in diretta che per chi lavorerà in differita, avete praticamente il progetto con le carte che userete, quindi in base a quello scegliete gli abbellimenti. Okay. E gli abbellimenti più che altro li dovete scegliere per assonanza di colore. Ok, sì, certo. Allora, io ho utilizzato anche qui dei colori, io ho usato qui gli oxide, quindi se okay. qualcuno vuole usare acquerelli o oxide, magari porta anche quelli, faremo anche questo. Tanto okay, pasticciamo tutto. Ma sì. Ma sì, rovesciamoci un po' di roba. È terapeutico. Prendo la palla al balzo e vi annuncio e vi preannuncio che da una fantastica e fantabulosa idea di Eleonora Falasco, riadattata alle esigenze, all'uso, abbiamo pensato, considerando che vi siete divertite un sacco a lavorare con l'acquerello, abbiamo visto i vostri lavori, avete postato, avete fatto delle cose meravigliose, abbiamo pensato di far nascere delle carte che saranno scaricabili gratuitamente all'interno del gruppo e magari ci facciamo anche un progetto, però io ho la necessità di poter gestire l'armonia, quindi vi chiederò, fornendovi una palette colori precisa, di ripetere, di rifare, di fare altri soggetti con quello che avete imparato durante gli episodi in pillole di acquerello, quindi il cuore piuttosto che gli sfondi giocando con l'acqua, e dovrete utilizzare la palette colori che vi ho indicato io. Dopodiché io vedrò all'interno del gruppo le foto dei vostri progetti, creerò un album apposito, chiaramente vi chiedo di fotografare con dovizia e abbastanza fedelmente il progetto, poi magari vi spiegherò alcune cose su come fotografare bene in orizzontale, poi facciamo una bella diretta sull'utilizzo della fotocamera del telefono per fare le foto ai progetti, e io provvederò a rielaborare, scannerizzare, perché dovrò stampare i vostri disegni e comporre delle pattern che potremo scaricarci tutti gratuitamente all'interno del gruppo per farci un lavoro insieme. Cioè, questo è proprio secondo me l'anello mancante a tutto il discorso che faccio sempre, che la creatività si muove lungo un percorso circolare, dai e ricevi, dai e ricevi, dai e ricevi, e quindi mi piacerebbe proprio vedere delle carte nate all'interno del gruppo, dal gruppo di Creative Studio. E quindi la cosa, lasciatemi un attimo portare avanti delle altre cose che avevo in sospeso, perché purtroppo la DAD mi toglie tutta la mattinata, quindi sono ritardo con una serie di cose. Diciamo che entro 3 settimane partiamo con questo progetto, perché io intanto faccio, cioè, magari, perché per la settimana prossima entro anche a vedere le palette colori che mi avete suggerito per la nuova collezione, chi lo sa, potrei tirarlo fuori da lì la palette colori. Io ancora non ho visto nulla perché mi ero data il termine dei 15 giorni, quindi settimana prossima scadono questi famelici 15 giorni, entro lì dentro tra mille colori a rifarmi gli occhi. Quindi mi do un tempo massimo di 3 settimane per mettere in campo la palette colori che dovrete utilizzare per i vostri giochi di acquerello, per far nascere queste carte che saranno nostre, un po' di tutti. Detto questo, torniamo in camera in 3. Noi ci vediamo, Cinzia, se vuoi girare il telefono e passare in niente, camera. Io a computer la vedo aperta in giù, da internet, dal telefonino la vedo giusta, al computer... perché io la vedo normale. Adesso siccome non mi credete, scansiono lo schermo. Bravo, e vi faccio ridere.
belle. C'è qualcuno che ti sta boicottando, secondo me, Sonia. Chi è che dà i colpi? Niente, c'è mio figlio che sta dando i colpi. Ah, aprimi, aspettate. Allora, Rossella, sono 9 per 13,7. Sono ancora qua, dove sei? Poi postiamo magari un qualcosa di riepilogativo con tutte le misure all'interno sì, sì, del sì. Video. Guarda, io sono qua. Perché lo devo fare anch'io, quindi ci siamo. Con i miei tempi ultra comodi. No, no, dico, te le passo, ma sei tu. No, non l'ho visto il papà. E sì, Monica, il gruppo di cui parlo è su Facebook perché purtroppo YouTube non ha questa operatività di condivisione di file, di foto, da parte vostra più che altro con me. Quindi sì, parlo del gruppo Facebook, ma trovi il link in ogni video, all'interno di ogni video c'è il link al gruppo Facebook. Se non hai Facebook... io posterò comunque questa palette colori quando la sceglierò anche all'interno della community YouTube, solo che mi dovrai far pervenire il tuo lavoro tramite mail, cioè in qualche maniera anche voi probabilmente me lo dovrete far pervenire tramite mail, perché se lo scarico direttamente da YouTube ma poi vi contatterò privatamente, la risoluzione della foto si abbassa notevolmente, siccome deve venire un lavoro a modino, cioè dobbiamo fare le cose per bene, quindi abbiamo tempo. Poi vi darò tutte le indicazioni su come fare e cosa fare. Stavamo dicendo cosa serve sabato prossimo. Serve l'album o quantomeno allo stato in cui l'ha portato Cinzia, cioè con le due ante, con le cornici, le due pagine interne e la rivestimento. Il rivestimento delle pagine interne per chi ha scelto il cartoncino bianco, poi vi do le indicazioni su, magari tra domani e dopodomani, vi do le foto e gli abbellimenti che ho messo io più o meno, quindi colori, se volete utilizzare oxide, acquerelli, acrilici, quello insomma che con il quale vi trovate meglio. Die cut, qualche timbrata di qualche frase che vi colpisce, che volete mettere. Tutto quello che serve per decorare la fine l'album. Sì. Io ho utilizzato su questa pagina un punch board, se lo volete utilizzare, ma non è necessario, cioè nel senso che mi piaceva staccare con la pagina bianca, gli ho messo quello. Poi tanto siamo a casa alla fine, quindi naturale andiamo. Un attimo ci allunghiamo. Ci allunghiamo e prendiamo quello che ti serve. Infatti. Siamo a casa. Quindi noi ci rivediamo sabato prossimo, sempre alle 15.30. In settimana postiamo gli schemi di taglio per agevolarvi nella realizzazione del mini, per chi non l'ha fatto in diretta, anche per me. Io non lo so se sabato prossimo arrivo pronta. Non prometto nulla. No, dai, non vale. Non prometto nulla. Settimana prossima verremo tutti coi capelli fatti, perché il 18 riapro i parrucchieri. Riusciamo ad andare, perché sapete che ci sarà tanta fila con poche perché sono pieni, sono overbooking per quanto mi riguarda, è a fine mese. No, io no. Pieni perché avranno pochi clienti alla volta, bisognerà prendere il numero, chissà quando te lo danno. No, non scherziamo, che io ho già detto, cioè io ci sono il mercoledì appena riaprite, cioè tipo da febbraio gliel'ho detto. Le si è prenotata appena hanno chiuso, ha detto appena aprite io sono la prima. No, non scherziamo, non è una battuta, è vero. All'interno della scheda community domani gli schemi di taglio del mini, dopodiché è tutto, puoi rivedere la diretta per vedere come è stato realizzato passo dopo passo e ci rivediamo qui sabato prossimo per ultimarlo insieme. Grazie a voi che ci avete fatto compagnia, avete ascoltato le nostre chiacchiere, grazie a Sonia per essere stata nostra ospite, grazie a Cinzia per questo progetto semplice, ma secondo me
molto valido, perché davvero permette una personalizzazione estrema. Già quando hai parlato di cornici mi si sono accese 3 o 4 lampade proprio col neon, no? Le lampadine, le lampade. Quindi per me questi progetti che sono semplici nella realizzazione basica, cioè della struttura, ma che permettano la personalizzazione nella decorazione, sono bellissimi. Perché io non amo perdere tanto tempo nelle strutture, cioè io amo passare il tempo a decorare la struttura. Però questo ha anche un bel movimento, quindi ti devo fare i miei complimenti. Bellissimo, la bellezza proprio. Brava. Grazie. Ci è piaciuto, con tanti pollici su. Noi ci rivediamo sabato prossimo, continuate a scrappare, che tanto pare che la quarantena sia finita, però ricordiamoci sempre che dobbiamo stare attenti, quindi sì, ritornare ai nostri ritmi, io direi anche no, piano piano boccate di normalità, ma ritornare a quello che facevamo prima, no ragazzi. Ancora presto. Piano piano, esattamente, piano piano. Rivediamo gli amici a distanza e osserviamo le prescrizioni. Brava. Andrà tutto bene? No, lo voglio dire perché non mi è mai piaciuto. Andrà, la dico così, andrà, in qualche maniera andrà. Allora, ci vediamo sabato prossimo. Ciao, grazie a tutte. Grazie, ciao. Ciao. Avete già fatto? Sì.